Cari amici di Radio Maria, buona giornata a tutti. Sono le 9:08 minuti di mercoledì 12 luglio 2023. Pace e gioia a tutti voi, cari amici in ascolto, e che la luce della parola di Dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata sulla via della verità, del bene e sulla via della pace. Andiamo al nostro programma, la lettura cristiana della cronaca della storia. Incominciamo, cari amici, col nostro pensiero iniziale, introduttivo. Vorrei riflettere su una espressione molto confortante della Regina della Pace che ci ha dato nel messaggio del 25 ottobre del 2022, nel quale appunto la Madonna ci ha detto che l'umanità ha deciso per la morte, ma poi la Madonna ha detto però non dovete perdere la speranza che il cuore umano possa cambiare. Questa è un'espressione, diciamo, molto confortante e d'altra parte anche molto aderente alla realtà, cioè il cuore umano può cambiare. Purtroppo può cambiare in due modi: può cambiare nel senso negativo, cioè che da un cuore buono ma non è vigilante e non è, come dire, vigilante nella preghiera e deciso nel combattimento spirituale, che poi pian piano viene scardinato dal tentatore, come ci ha detto la Madonna in un messaggio, che Satana sta scardinando i cuori con l'odio. Oppure può, per grazia di Dio, accadere anche il contrario, che il cuore umano, che è stato conquistato dal male, poi per grazia può cambiare e diventare un cuore buono, un cuore che lascia il peccato e si rivolge a Dio. Però dobbiamo, in questa analisi del cuore umano, credo che dobbiamo tenere conto di quello che ci ha insegnato Sant'Agostino. È una delle sue espressioni più conosciute nel libro delle Confessioni, dove Sant'Agostino ci dice che in pratica che ci hai creati per te, o Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Quindi mai dimenticare questa, come dire, orientamento strutturale proprio della creazione, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. Noi siamo stati capaci e siamo stati creati capaci di Dio, quindi con un'anima spirituale immortale che è orientata all'assoluto, che è orientata a ciò che è vero, ciò che è buono, ciò che è santo, ciò che è bello. E quindi c'è questo orientamento fondamentale, perché veniamo da Dio, siamo immagini di Dio, e quindi il nostro orientamento strutturale come creature è proprio quello di ritornare da dove siamo usciti, cioè da Dio stesso. Dio creatore, poi ovviamente redentore attraverso Cristo, che è la via, la verità e la vita, che ci riconduce al Padre. Ora, il fatto che il cuore umano sia, come dire, strutturalmente orientato a Dio, questo sta a indicare che c'è già comunque un vantaggio del bene sul male. Cioè il bene è ciò che rende il cuore umano felice. E la verità, la bellezza, tutto ciò che viene da Dio, e soprattutto la felicità, l'immortalità, la gioia, e l'amore, e tutto questo, e di tutto questo il cuore umano è affamato. E quindi questo spiega, cari amici, per quel motivo sempre, anche dopo il peccato originale, l'umanità, pur indebolita e offuscata dal male, però ha sempre avuto un ritorno a Dio, sia pure con molti limiti, e Dio ha sempre potuto condurre l'umanità proprio perché c'è una struttura, come dire, strutturalmente orientata a Dio stesso. E questo dunque, c'è un vantaggio del bene sul male. Ora però, cari amici, vorrei analizzare ambedue le possibilità che ha il cuore umano di cambiare. Cioè, il cuore umano è orientato a Dio
ed è anche aiutato dalla grazia di Dio. E poi dipende anche dalla nostra buona volontà, cioè sappiamo che nel cuore umano ci sono rimasti le ferite del peccato originale, quindi i semi del male che un grande concilio come quello di Trento ha chiamato la concupiscenza, che non è peccato ma che induce al peccato. Quindi quando noi riceviamo il battesimo vi vengono tolti il peccato originale e in caso di un adulto vengono tolti anche i peccati personali, non solo, ma come abbiamo già detto, nel battesimo di un adulto anche tutte le scorie del male vengono tolte, per cui un adulto battezzato, che si è battezzato con fede e con devozione, e può essere certo di andare in paradiso. Questa è una certezza ovviamente che ci viene dalla forza del battesimo, però rimane sempre comunque nell'uomo una spinta al male che si chiama concupiscenza. Allora, se il cuore umano se noi non vigiliamo sul cuore, man mano che la persona cresce, anche sollecitata dal mondo, dall'ambiente in cui viviamo, dalle altre persone, quei semi di male che sono in noi crescono. Come sapete, la grande tradizione cristiana ha sintetizzato questi semi del male che sono in noi nei 7 vizi capitali, poi nel Nuovo Testamento gli elenchi sono lunghissimi al riguardo, su più di 7 vizi, perché ogni vizio ha le sue proliferazioni ovviamente. E quindi se non c'è la vigilanza, se il Satana riesce pian piano a entrare nel nostro cuore e a farla da padrone, pian piano il cuore umano come si deteriora e si perverte. E sappiamo di grandi conversioni, quanti peccatori sono convertiti. Questo sta a indicare appunto che c'è anche sempre una capacità di ritorno del cuore umano. Alcune conversioni sappiamo sono state, come dire, tali da mettere in evidenza soprattutto la potenza della grazia, come per esempio la conversione di San Paolo. Altre conversioni sono state invece molto più silenziose e anche molto più lunghe. Perché? Perché c'è questa grande possibilità, c'è questa grande misericordia da parte di Dio, che anche quando noi gli abbiamo chiuso la porta, gli abbiamo voltato le spalle, abbiamo aperto la porta al male, Dio non ci esclude, ma Dio, la parabola della pecorella smarrita è molto chiara al riguardo, no? La pecorella smarrita che cade nel burrone e Dio la va a cercare proprio quella e la tira fuori con l'aiuto della grazia e anche con la sua buona volontà ovviamente. Quindi, cari amici, vedete come il cuore umano, che è strutturalmente orientato a Dio, però è sollecitato da una parte dalla seduzione del demonio. La tentazione è una seduzione del demonio che presenta al cuore assetato di felicità, presenta un falso bene, cioè presenta il male colorato di bene, e fa sì che noi andiamo, come ha detto la Madonna, a cercare la felicità laddove non c'è, dando molto dispiacere al suo cuore. Però dall'altra parte c'è la grazia di Dio che lavora nel cuore, c'è la grazia di Dio che, come dire, chiama. In genere chiama attraverso la voce della coscienza, chiama attraverso il rimorso della coscienza. E qui sono quei momenti dedicati dalla vita di una persona, perché se tu, quando sei scivolato sulla via del male e sulla via della perdizione, e però c'è ancora la coscienza che ti rimordi, che suona l'allarme, se tu ti fermi per tempo, poi ti è più facile riprendere la via del bene. Se invece vai avanti, man mano, come dire, la coscienza si affievolisce, cioè non è che si affievolisce in se stessa, sei tu che non la senti più, sei tu che diventi sordo, così come diventi cieco sulla via del male, per cui non vedi più
il bene, la verità, non vedi più l'aldilà, non vedi più il soprannaturale, così come si acceca l'occhio, così diventa insensibile l'orecchio, che non percepisce più la voce della coscienza. Allora questo è il momento in cui, cari amici, si può arrivare, come dire, si può arrivare alla resa. Uno si arrende al male, non combatte più, mette a tacitare la coscienza e, come dire, si arrende al diavolo alla fine. E questo è quel passaggio per cui poi si entra nell'impenitenza. Si entra nell'impenitenza e quindi noi non sappiamo se ci sono delle persone che si sono convertite nell'impenitenza, non credo, non so, lo sa Dio, per così dire, ma è chiaro che è una condizione esistenziale molto pericolosa, perché uno si arrende al male, poi diventa una cosa sola col demonio, poi, come dire, odia Dio come il demonio odia Dio, diventa come una cosa sola con lui. C'è anche questo parallelo, come noi diventiamo una cosa sola con Cristo, così, e quindi ci stabilizziamo nel bene, per cui siamo fermi nel bene, per cui anche il demonio, quando ci tenta, non riesce a scalfire la nostra fortezza spirituale. Così invece, cari amici, quando siamo precipitati lungo la via della perdizione e ci siamo arresi al male, poi, come dire, è già anticipato in questa vita quello che sarà la tua condizione eterna. Poi sappiamo che ci sono state le grandi conversioni anche, quindi molti sono usciti dagli abissi più profondi e sono risaliti. Però, cari amici, come vedete, quello che la Madonna ha voluto dirci è proprio questo, che nonostante che l'umanità abbia deciso per la morte, e quindi che l'uomo moderno non vuole Dio e perciò va verso la perdizione, tuttavia non solo i singoli, ma anche i popoli, anche l'umanità nel suo insieme, nel momento in cui Dio manifesterà la sua misericordia, la sua potenza, la sua grazia, che è il tempo dei segreti, il cuore umano può cambiare. Certo, ci saranno gli impenitenti, sicuramente, ma ci saranno molti di quelli che si convertono. D'altra parte, noi abbiamo davanti agli occhi degli esempi incredibili. Voi pensate al popolo di Gerusalemme, il giorno del Venerdì Santo, era in una situazione, come si è subillato ovviamente dai capi, era in una situazione di rigetto totale di Cristo e del Messia, tanto da preferire Barabba a Gesù. Quel medesimo popolo, due mesi dopo, un mese e mezzo dopo, il giorno di Pentecoste, alla predicazione di San Pietro, la prima predicazione che fece in Gerusalemme, se ne convertirono ben 5.000 uomini, se allora contavano i capi di famiglia, per così dire, no? E oltre alle donne, i bambini, eccetera, quindi, e alla seconda predicazione ancora di più. Per cui qui è il tipico caso del cambiamento del cuore umano, perché da una parte c'è la parresia, cioè c'è la predicazione fatta con convinzione, con fede, con, come dire, come chi si è convertito. San Pietro si era convertito, come tutti gli apostoli, dalla loro si erano ripresi dalla loro sbandamento, perché sbandamento è stato. E poi c'è stata l'azione dello Spirito Santo, che ha fatto sì che migliaia di persone si convertissero. Era quelle medesime. Molti erano anche scribi, farisei, dottori della legge che si sono convertiti. Poi c'erano quelli impenitenti
che hanno preso Pietro e Giovanni, li hanno imprigionati perché volevano metterli a tacere, ma poi non sono riusciti a fare niente perché gli apostoli non erano più quelli di prima, dopo che aveva ricevuto lo Spirito Santo. Questo è un tipico caso che abbiamo davanti agli occhi. Proprio nel Vangelo di come il cuore umano può cambiare. Quindi, cari amici, andiamo avanti con serenità, perché vedete, questo cambiamento è venuto proprio dallo Spirito Santo, ma anche perché gli apostoli erano cambiati. Così, al tempo dei segreti, se c'è, sia pure una minoranza di apostoli di Maria che sono fervorosi, che sono capaci di testimoniare, cari amici, possiamo avere quello che abbiamo visto già nella storia della Chiesa: le popolazioni che si convertono, quelle medesime che tempo, qualche settimana prima, erano, come dire, attenagliate, erano, come dire, afferrate dallo spirito del male. Quindi questo, cari amici, che volevo dire. Se poi a questo, cioè alla testimonianza coraggiosa, all'azione dello Spirito Santo, aggiungiamo la preghiera che ottiene la grazia della conversione per i più lontani, questo, cari amici, ci fa capire come può veramente essere il tempo dei segreti un tempo di grandi conversioni. E questa, cari amici, era la nostra meditazione. E adesso andiamo avanti con la nostra riflessione. Oggi mi pare che sia giunto il momento di fare un po' il punto della situazione su come vanno le cose del mondo. Quindi prendo lo spunto da quello che è accaduto. Da quello che è accaduto in questi giorni a Vilnius dal punto di vista politico internazionale, è un evento che va preso in considerazione, che va analizzato, e non è mai facile farlo. Comunque sia, ci sono dichiarazioni abbastanza chiare, per cui si può dire qualcosa di certo, diciamo, e cioè praticamente i paesi della NATO si sono riuniti soprattutto per stabilire se l'Ucraina può entrare nella NATO oppure deve aspettare oppure non può entrare. Quindi questi erano, diciamo, i termini della riflessione. Datele presente che già nel 2008 c'era stata una quando praticamente c'era la guerra nel Donbass, c'era stata un incontro di questo genere dove il risultato fu negativo, cioè no all'Ucraina. Poi sappiamo che nei mesi successivi, fino a un anno fa, la posizione degli Stati Uniti era molto ondeggiante, perché io mi ricordo per esempio le dichiarazioni che ha fatto Kissinger, che pure centenario, è un oracolo che viene sempre ascoltato con molta attenzione. Lui un anno fa diceva no, la NATO, l'Ucraina non è la NATO, meglio che si faccia una trattativa con la Russia e diventi un paese neutrale, eccetera. Insomma, questa era la posizione di Kissinger. Poi Kissinger l'ha cambiata, ovviamente, dopo che ha visto la guerra come si è svolta, e ha cambiato posizione. Anche lui poi ha dato il suo assenso all'ingresso dell'Ucraina nella NATO. Però di fatto ieri a Vilnius sono emerse molte perplessità, non tanto sul fatto che un domani l'Ucraina entrerà nella NATO, ma sul fatto che prima deve finire la guerra e che poi comunque ci devono essere delle condizioni alle quali gli Stati Uniti non intendono rinunciare. Quindi è uscita fuori una posizione di questo tipo: un domani non solo l'Ucraina entrerà nell'Unione Europea, che sono due cose diverse, ma entrerà anche nella NATO, ma a guerra finita, e se ci sono le condizioni che si esigono in questi casi. Prima di tutto gli Stati Uniti sta a cuore soprattutto che ci sia poi
una volta che la guerra è cessata ci sia un regime democratico vero e proprio, quindi con le elezioni regolari, e che ci sia una lotta decisa alla corruzione, che è alta in Ucraina ed è alta anche nella Russia, quindi devono entrare negli standard, come dire, sopportabili. Ci deve essere una democrazia che funziona e ci deve essere anche una struttura dello Stato dove lo Stato non è in balia dei, come lo è in Russia d'altra parte, di questi signorotti, insomma, che ci riportano alle compagnie di ventura del Medioevo. Per cui cosa è uscito fuori? È uscito fuori questo: non è stata detta non è stata data una data per entrare nella NATO l'Ucraina, per cui Zelensky si è molto arrabbiato e dice: non si può lasciare un paese così in sospeso. Si è detto sì all'Ucraina nella NATO, ma quando è finita la guerra e a determinate condizioni. Questa è la posizione, diciamo, e degli Stati Uniti e anche dell'Europa. Quindi continueranno Stati Uniti e Europa a sostenere la guerra in Ucraina con le armi che danno e che comunque finora non sono state decisive, perché comunque, come dire, benché si parli di controffensiva, di fatto dove si combatte sono sempre 5-6 chilometri, insomma, in tutto l'inverno per 6 o 7 mesi a partire dall'ottobre scorso a oggi i russi sono avanzati di qualche chilometro, e adesso sono gli ucraini, in 2 mesi sono avanzati di qualche chilometro, ma non è una guerra di attrito, per cui alla fine si arriverà all'esaurimento. Staremo a vedere, perché comunque l'Ucraina vuole i suoi confini, quindi vuole anche il Donbass, vuole anche la Crimea, che sono confini riconosciuti dall'ONU, però è chiaro che finora le armi le sono state date in un modo tale per cui la Russia non si arrabbiasse troppo. Questa è quindi la domanda che dobbiamo farci. Sto facendo i miei ragionamenti. E qual è il vero obiettivo degli Stati Uniti? Allora, il vero obiettivo degli Stati Uniti non è il crollo della Russia, non è il crollo del regime neanche di Putin. L'obiettivo degli Stati Uniti e anche dell'Europa ovviamente è quello di fermare, diciamo così, il progetto imperiale di Putin, che l'ha detto a chiare voci, ha come primo boccone l'Ucraina, ma poi la riconquista di tutti quei paesi che erano dell'Unione Sovietica prima del crollo del 1991. Cioè praticamente c'è un progetto imperiale chiarissimo, cioè, di Putin, che per questo ha chiesto il supporto dalla Cina dal punto di vista politico, ma anche economico, militare, eccetera, di riprendersi i paesi che aveva una volta, quindi di riprendersi anche metà Europa. E magari qualcosa in più, tanto per far sì che il banchetto abbia anche, come dire, digestivo. E questo ovviamente ha creato da parte dell'Europa e degli Stati Uniti una barriera. Cioè, certo che se c'era Trump, che l'Europa non la può vedere, e avrebbe concesso a Putin di mangiarsi l'Ucraina anche metà Europa. I democratici invece non vogliono dare a Putin questo vantaggio. Per cui dove si arriverà? È difficile dirlo. Si arriverà comunque prima o poi a un cessate il fuoco. A mio parere sì, anche perché anche la Santa Sede sta lavorando in questo senso. Se arriverà un cessate il fuoco, quindi l'Ucraina perderà quel 20% di territorio che è adesso occupato dai russi e ci si fermerà lì per il momento. È chiaro che questa realtà non piace agli ucraini, assolutamente. Chi li conosce sa che
che vogliono il loro paese come era riconosciuto dall'ONU dopo il 1991. Staremo a vedere. E staremo anche a vedere cosa farà Putin, cioè se accetterà un cessato il fuoco o se tenterà di allargarsi da altre parti. O in Asia, non credo, benché abbia cercato di mettere le mani sul Kazakistan, perché dalle parti dell'Asia c'è la Cina, che ha già detto che lei veglia sulla stabilità dell'Asia. Quindi Putin dovrà, se vuole allargarsi, dovrà tentare in Europa, quindi scendere giù dei Balcani, non so cosa farà. Troverà comunque una resistenza, insomma. Questa è la prospettiva che c'è adesso. Ecco, per il momento c'è una situazione di stallo. Vi leggo un pezzettino del Corriere per dire che, fra l'altro, c'è stata una cosa abbastanza significativa, cioè che non solo nella NATO è entrata anche la Finlandia già da qualche mese, perché la Finlandia ha un lunghissimo confine di migliaia di chilometri con la Russia e quindi è esposta. Entrando nella NATO è chiaro che se la Russia attaccasse la Finlandia scatterebbe una guerra mondiale, perché questo vuol dire entrare nella NATO, che se un paese è aggredito tutti gli altri lo difendono. Adesso è entrata, adesso Erdogan, che si era opposto alla Svezia, ha ceduto perché ha ottenuto un appoggio da parte della Svezia per entrare in Europa, perché la Russia, la Turchia da tanto tempo vuole entrare nell'Unione Europea, e poi anche perché Biden gli ha promesso i nuovi aerei F-16. Allora adesso è nato a 32 membri, è entrata anche la Svezia. Per l'Ucraina c'è da aspettare, insomma, questo è il quadro generale. Cosa dobbiamo dire, cari amici? Ma di per sé quello che è stato deciso, come dire, diciamo che è positivo alla fin fine, perché comunque lascia spazio dei negoziati. Il prossimo anno ci sono le elezioni negli Stati Uniti, è chiaro che Biden vuol presentarsi con una politica estera che sia, come dire, spiegabile agli americani, perché hanno pagato parecchio con le loro tasse in aiuti all'Ucraina. Quindi Biden non credo che voglia affrontare le elezioni, diciamo, con un fronte come quello europeo, cioè alla fin fine Biden vorrebbe un pari e patta e dedicaresi di più al contenimento della Cina, che sta producendo armamenti per cui ormai, almeno a livello navale, ha più navi degli Stati Uniti, sta producendo bombe atomiche, diciamo, a ritmi altissimi, per cui tra poco supererà gli Stati Uniti. È chiaro che dal punto di vista della prospettiva del futuro è la Cina la concorrente vera degli Stati Uniti. Bene, carissimi, questo era dunque uno sguardo sulla situazione. Volevo, cari amici, completarlo con una riflessione su quello che è accaduto nelle settimane scorse, perché per dire che la Russia è veramente un mistero, insomma, non si sa esattamente cosa è accaduto nelle settimane scorse, cioè ci sono versioni, a mio parere, addomesticate, per cui non riuscendo a capire, anche i giornali occidentali non riuscendo a capire cosa è successo, si sono, come dire, accomodati
su una versione che non sappiamo se è quella vera, cioè praticamente la versione ormai che è stata accettata è che Prigozhin con la Wagner non era contento di comandare la guerra, voleva togliere gli autori, i comandanti di questa guerra, che erano il ministro della difesa Shoigu e il generale in capo Geranimov. Quindi ha fatto questa marcia. Poi sappiamo che Putin ha risposto a questa marcia in termini molto severi, ha detto che chi l'aveva organizzata sarebbe stato punito, eccetera, eccetera. Poi invece non è successo niente, si è saputo anzi che Putin ha ricevuto Prigozhin, hanno parlato a lungo, Prigozhin si muove liberamente in Russia, tutti i suoi beni gli sono stati ridati, era sotto sequestro a San Pietroburgo. In Bielorussia si stanno costruendo accampamenti, grandi accampamenti per la Wagner, che ha decine di migliaia comunque di, non so come chiamarli, insomma. Sono agenti di una ferocia spaventosa. Già ne ho parlato quando abbiamo fatto un resoconto di quel che stavano facendo in Africa. E per cui non si sa cosa è successo esattamente. Io personalmente ritengo che ci sia una causa di malcontento, perché la guerra non va male per i russi, perché alla fine adesso stanno resistendo alla controffensiva ucraina, però non hanno ottenuto quello che volevano. E quindi sono frustrati, c'è una frustrazione, anche perché comunque il numero di morti è altissimo. E poi anche sul piano internazionale, insomma, anche la loro economia ormai è basata sul petrolio, sul gas, poi però ha perso la poca economia che aveva competitività in campo internazionale adesso è quasi scomparsa, quindi non è un'economia di guerra quella della Russia, loro sono specializzati in economia di guerra, quindi c'era uno scontento per la guerra. E può darsi, a mio parere, che Putin e Prigozhin abbiano concordato questa azione per permettere a Putin, come dire, di calmare le acque, di fare da mediatore, magari che ci fosse qualcuno che vuole prendere il suo posto, insomma, o per far fuori qualcuno che attentava la sua sedia. Quindi, perché Prigozhin è stato il cuoco per tanto tempo di Putin, ora per essere il cuoco vuol dire che Putin in lui aveva una fiducia immensa, se no non era il suo cuoco, per così dire. Quindi non è escluso che si siano messi d'accordo alla fine per fare questa scenata, però l'origine è l'insoddisfazione di come va la guerra. A riguardo ha scritto un articolo fantastico Stefano Caprio, che è un sacerdote italiano che conosce bene il russo, è nato in Russia all'università e fa i più, in Italia credo che non abbia concorrenti per come conosce il mondo russo, e che anche lui dice che alla fine sapere cosa è esattamente successo è quasi impossibile, ma questa è, dice lui, la storia russa. Dunque leggiamo qualche piccolo brano del suo articolo, che comunque vi ho pubblicato sul blog, e scrive, il titolo è «Dove è finita la Russia?». Tutta l'incredibile vicenda degli ultimi giorni, la marcia e la fuga di Prigozhin, il ritorno a casa e la vergogna dei generali, dei funzionari, è davvero una replica di tante pagine della letteratura russa. A partire dalle dimensioni grottesche descritte nei personaggi del romanzo più russo della storia, Le anime morte, non so se l'avete letto, Le anime morte di Gogol, che è un russo di nascita ucraino, e per lui dice che questa vicenda riecheggia
brani di questo grande romanzo di Gogol. Sono passate, scriveva Don Stefano Caprio, 2 settimane dalla marcia della giustizia, come l'ha chiamata Prigozhin, della compagnia Wagner di Eugeni Prigozhin, che ha percorso quasi 800 km da Rostov a Tula, nei pressi di Mosca, con 25.000 uomini, mercenari armati, pronti a mettere a ferro a fuoco il Cremlino, per poi fare una bella inversione a U e scomparire nel nulla. Secondo Don Caprio, tutto questo è molto russo. Da allora, in Russia e nel mondo intero, ci si angoscia con domande che manifestano un totale smarrimento geopsichico, politico e morale. Cioè, tutti si chiedono dove è finito Prigozhin. Adesso si sa che gira liberamente e si fa i fatti suoi in Russia, insomma. E dove sono i suoi 25.000? E sono in gran parte stazionati in Bielorussia e comunque fanno parte dell'esercito russo ormai. E i generali che comandano le grandi armate, da Gerasimov a Surovikin, dove sono andati a finire? Adesso Gerasimov è riapparso in pubblico. Invece Surovikin non si sa né nulla di lui. Prima ancora, dove era Putin mentre era in corso la marcia su Mosca? Era nel bunker, in una villa a San Pietroburgo, nel castello sul mare, su un yacht di un amico oligarca. Sono alcune queste delle questioni esistenziali e delle ipotesi metafisiche su cui si arrovellano politici, esperti e commentatori vari, e finora di risposte credibili se ne sono sentite poche. Cioè, secondo Don Stefano Caprio, di risposte sui giornali, quelle che sono girate, non ce n'è neanche una credibile. Soprattutto alla domanda di fondo, cioè dove è finita la Russia, non è soltanto una domanda retorica, scrive, visto lo sconcerto che i torbidi wagneriani hanno provocato nelle anime dei russi e di tutte le persone estenuate da oltre 500 giorni di guerra insensata. È una domanda classica dell'anima russa, della sua storia e della sua cultura. Le vicende cioè dove è finita la Russia? E le vicende di questi ultimi anni stanno riportando sempre più la Russia alle dimensioni grottesche descritte nei personaggi del romanzo più russo della storia, Le anime morte dell'ucraino di nascita Nikolai Gogol, a metà dell'Ottocento. In esse si narra la storia dell'imbroglione Pavel Chichikov, che già allora cercava di mettere insieme i vari proprietari terrieri, cercava di mettere insieme la sua compagnia Wagner di 25.000 anime, in realtà inesistenti, da arruolare presso i vari proprietari terreni, gli oligarchi del tempo. La descrizione macchiettistica di questi possidenti è davvero una profezia dalla classe dirigente, non solo russa, ma di ogni paese, una classe dirigente che vive di menzogne e di false pretese. Poi c'è tutta una lunga descrizione. E andiamo alla conclusione, che Dio Stefano, che scrive: tutta l'incredibile vicenda degli ultimi giorni, la marcia, la fuga, il ritorno a casa e la vergogna dei generali e dei funzionari, è davvero una replica di tante pagine della letteratura russa, da Gogol a Dostoevsky e molti altri. L'aveva intuito anni fa uno dei protagonisti di questa tragicommedia, il ministro della difesa Sergei Shoigu, in quanto in Siria nel 2016 lui si era rifiutato di premiare Prigozhin e il suo amico Surovikin, il generale macellaio di Aleppo, dicendo che i Gopniki non possono entrare nella storia. Chi sono i Gopniki? Quindi Shoigu era il nemico veramente giurato di Prigozhin, che aveva rifiutato di premiare lui e Surovikin per la guerra in Siria. Perché? Perché per loro questa gentaglia qui di Wagner, secondo Shoigu, i Gopniki è un termine sovietico che indica la vergogna della società cittadina, incarnate nei personaggi che vagabondano per strade urbane facendo danni e furti e violenze, spesso fuoriusciti dalle prigioni
con un linguaggio volgare e atteggiamenti sfrontati, capito? Però con questi gobnichi Putin va a braccetto, infatti si è riaffrettato a fare la pace col suo cuoco, restituirgli tutto, e magari adesso lo ingrasserà con qualche prigione in più, perché la maggioranza della Wagner sono prigionieri, e così si conquisterà un'altra fetta di Africa. E così. E poi è bello che Putin per tanti anni aveva detto chiaro e tondo che lo Stato russo aveva mai dato un rublo ai wagneristi, cioè non era finanziata dallo Stato la brigata Wagner. Poi ultimamente Putin ha detto che loro dipendono dallo Stato e devono rendere conto del loro bilancio. Fate voi. Vabbè che mettono un po' tutti, ma questi chi mettono in piedi le commedie, chi li capisce? Forse solo la Madonna li capisce, perché se ha profetato che alla fine la Russia si convertirà, insomma, alla fine questo è uno dei tipici casi che non bisogna perdere la speranza del cambiamento del cuore umano, perché se si convertono i wagneristi, allora vuol dire che la misericordia di Dio è veramente onnipotente. Bene, carissimi, c'era un'altra cosa che volevo dirvi, perché qualcuno si è lamentato, ma facciamo anche un po' di storia, di cronaca. Vabbè, insomma, come se la presenza della Madonna non fosse storia e cronaca, lo è. Dal punto di vista soprannaturale lo è sicuramente, però capisco che ogni tanto ho fatto i punti ben chiari sulla situazione internazionale. Ecco, sono andato a cercare su Repubblica un articolo, perché Repubblica ogni tanto è un giornale strano, un giornale che praticamente è anticlericale, insomma, però ogni tanto mi scappa fuori qualche articolo ben fatto. E anche stavolta gli è scappato fuori e io non me lo sono lasciato sfuggire. E cioè, l'incontro della NATO di ieri e oggi, no, di ieri, l'altro ieri, insomma, ha finito ieri, insomma, detto in parole povere, è stato fatto in Lituania. Lituania è un paesino piccolo, credo che abbia 3 milioni di persone. Però è anche un luogo molto conosciuto dai cattolici, perché lì hanno avuto le prime apparizioni di Gesù Misericordioso, Faustino Kowalska, che era in un convento lì in Lituania. Poi successivamente è stata cambiata residenza religiosa, è andata a Cracovia, lì sono continuati dunque questi colloqui con Gesù Misericordioso che troviamo nel diario. E in Lituania noi abbiamo una bellissima Radio Maria in Lituania. In Lituania c'è una collina chiamata la Collina delle Croci, che ci sono, non so quanti croci ci sono, migliaia di croci, e lì i lituani pregano per le vittime dei russi. In particolare di questi ultimi anni stanno pregando per gli ucraini, molto hanno pregato anche per i polacchi, perché comunque se voi parlate con quei popoli lì, Polonia, Lituania, Ucraina, cioè alle sue spalle la Russia ha dei macelli che ha organizzato incredibili, incredibili. E quei macelli sono ricordati su questa collina delle croci. Adesso vi leggo questo brano bellissimo, di questo articolo di Repubblica di oggi di Tommaso Ciriaco. Una mano incerta spezza uno stecchino di compensato, ne fa una croce e la avvolge in un cordino di nylon giallo e azzurro. Giallo e azzurro la bandiera dell'Ucraina, santa sempre la resistenza ucraina. Poi la pianta qui in cima alla collina delle croci, cioè fanno la crocetta, la voce in un cordino giallo e azzurro, simbolo della bandiera ucraina,
mette nel terreno in cima alla collina, la collina delle croci. La chiamano così anche se è solo un cucuzzolo piccolo piccolo. E il santuario più caro è lituani, inchino sacro a Dio e alla resistenza dell'invasore russo. È un rosario di liberazione. 50 chilometri sotto il confine lettone, tra boschi che non finiscono mai, lettoni della Lituania. Ce ne sono 400.000 di croci, pensate. Su questa collina ci sono 400.000 croci. Di legno, metallo, granito, alte 5 centimetri o 10 metri, erosi dalla pioggia e bruciati dal sole. Qui si piantano croci da 190 anni, a ricordo delle stragi russe, senza insegne, colori e bandiere. Soltanto a Kiev concedono un'eccezione, eccezione sventurata come la guerra, cioè soltanto Kiev può mettere la bandiera. Alla collina si arriva in auto, guidando per 2 ore dalla capitale lettone Riga. A Lettone è la Lettonia. Anche noi in Lettonia abbiamo una Radio Maria, carissimi, voluta a tutti i costi dal vescovo di Riga. Alla collina si arriva in auto, guidando per 2 ore dalla cattedrale della capitale Lettone Riga. Un rettilineo placido, un paio di distributori in mezzo a foreste e qualche fattoria. C'è un parcheggio, 6 bancarelli in cui si comprano croci con un punteruolo a 5 euro. Un bagno a pagamento, un viale lungo che conduce ai piedi della collinetta, tagliati in due da una scala di gradini in legno. I lituani salgono in silenzio. Statue del Cristo in legno e in cima la statua della Madonna. E soprattutto croci, così tante, strette, barocche, kitsch, povere, spettrali, maestose, strane, disperate, strette, soprattutto strette, da far perdere l'equilibrio. I colori sono l'unica guida intorno il verde e il giallo dei prati e del grano, sulla collina tutte le sfumature del marrone e del legno, la luce risucchiata dal grigio scuro delle croci. Poi c'è il giallo dell'Ucraina. Su una c'è scritto: dopo le vite innocenti strappate dal Covid, adesso quelle dei soldati, degli uomini e delle donne ucraini. In Lituania non puoi nominare Mosca. La minaccia è vicina, almeno quanto le atomiche tattiche schierate al confine con la Bielorussia, a poche decine di chilometri da Vilnius. Nella capitale, mentre si apre il vertice NATO, Zelensky è infuriato perché gli alleati non gli garantiscono una data certa per l'adesione all'alleanza. Chi lo sostiene? Sempre loro, lituani, lettoni, estoni, scandinavi. Deve sentire qualcosa per sposare davvero la causa e piantare croci su un colle. Croci avvolti in un fiocco giallo e azzurro, i tridenti d'Ucraina. Croci gialli che chiedono pace per l'Ucraina. Oppure slavo ucraini, significa gloria all'Ucraina. Croci con scritto sopra, Dio vincerà sul diavolo. L'ha portato un lituano di 56 anni nel giorno del suo compleanno. Hanno permesso anche di piantare qualche bandierina di Kiev, altra eccezione. Neanche la croce dedicata alle vittime del disastro aereo nel quale morì il presidente Kaczynski all'onore della bandiera. È un polacco. Ogni cattolico lituano prova a visitare la collina almeno una volta nella vita. Prima di sposarsi, quando aspetta un figlio, per pregare dopo un lutto, per consegnare un dolore o pronunciare una promessa. Lo fanno da 2 secoli. Tutto ebbe inizio attorno agli anni 30 dell'Ottocento, o almeno così tramando da queste parti. Una rivolta contro lo zar finì nel sangue, ma i lituani impedirono di rendere onore ai rivoltosi. Qualcuno pensò, piantiamoci croci per protesta. Accade di nuovo qualche decennio dopo. Morti, sangue e croci. Il piccolo monte si trasforma in un luogo sacro. Il nemico è sempre lo stesso, la Russia. Con l'invasione sovietica l'altura diventa leggenda. Cattolicesimo e resistenza si fondono. Il regime non tollera, si nervosisce, cioè il regime sovietico. Non tollera, si nervosisce e prova a estirpare l'eresia. Cioè eresia secondo loro, secondo i comunisti. Come non ci riuscì lo zar, non riescono neanche i bulldozer sovietici. Le hanno tentate tutte per distruggere questa collina su ordine di Mosca. Missione notturna per strappare dal suolo le croci, le ruspe a cancellare, le incendi,
addirittura un allagamento doloso, cioè decenni prima della diga di Kakhovka, quella che i russi hanno fatto saltare qualche settimana fa. Niente da fare. Il giorno dopo una mano resistente torna sempre a fissare una croce. Crolla il gigante dei piedi d'argilla. Si sfaldano i muri, i baltici diventano liberi, i lituani indipendenti. Cioè, crolla il gigante nel 1991, quando è crollato l'impero sovietico. Nel 1993 Giovanni Paolo II sceglie la collina per pregare in mezzo alle croci, fino alla notte del 24 febbraio del 2022 all'invasione dell'Ucraina, e il concorso si apre ai colori dell'alleato che combatte a est. Il silenzio della collina è quello di Vilnius a sera, blindata e severa, però sfrecia un'auto e Zelensky scende, si tuffa su un palco della città vecchia, se la prende con i leader che frenano sull'ingresso nella NATO, sventola una bandiera e quella della resistenza di Bakhmut. Ancora bandiere e croci lungo il confine orientale dell'Europa. Le prime sorsero per contestare lo zar, poi fu la volta dei carri armati sovietici e ora di Putin. Insomma, è incredibile la storia, cari amici. Non dimentica, i popoli non dimenticano quello che hanno patito. E questa collina delle croci è una volontà di quei popoli che sono i popoli baltici e poi quelli successivi, cioè i lituani e soprattutto i polacchi. Non dimenticano le stragi che hanno dovuto subire, oltre agli ucraini ovviamente. Bene carissimi, questa dunque era... Vi ho fatto un aggiornamento, come vedete, necessario. Questo articolo bellissimo sulle croci lo trovate sul suo sito internet, ma lo metterò anche sul blog. Adesso, cari amici, per quanto riguarda il blog, c'è una lettera che mi è arrivata. Siccome domani è il 13 luglio, e il 13 luglio del 1917, il giorno in cui la Madonna ha rivelato ai tre pastorelli di Fatima l'inferno, vi ricordate? I tre segreti di Fatima, il primo fu la visione dell'inferno. Allora, questo nostro ascoltatore mi ha mandato una lettera, un'email, dicendo c'è una descrizione dell'inferno di Maria Valtonta che è straordinaria. Effettivamente io l'avevo già letta. L'avevo già letta dai quaderni di Maria Valtorta ed è una descrizione molto originale che fa venire anche i brividi per la verità, quindi non ve la leggerò qui in radio perché insomma non so mai poi chi ascolta e può essere anche le persone che poi si spaventano. Però qui la originalità della Valtorta è Gesù che comunque gli spiega l'inferno, Gesù gli spiega l'inferno, glielo descrive nella sua realtà esistenziale, insomma, delle anime pervertite che odiano Dio, ed è una descrizione molto originale, molto interessante, perciò è allegata a questa lettera. Se volete, chi la vuole leggere, gli farà sicuramente molto bene leggere e questa descrizione dell'inferno della Valtorta che ho pubblicato stamattina sul blog. Chi vuole entrare nel blog e leggerla è blog di padelivio.it se usa Google. Se invece volete entrare attraverso il sito che è radiomaria.it, in alto a destra c'è il blog, cliccate, potete entrare così vedete, per chi potete leggere, per chi non la conosce, questa assolutamente straordinaria descrizione dell'inferno in un dettato di Gesù a Maria Valtorta. Con questo, cari amici, abbiamo terminato. Prima di concludere volevo, come sempre, ringraziarvi per l'aiuto che state dando a Radio Maria e perché vedo che alcuni anche con molta convinzione sostengono le due clessidre, una per l'Africa e una per l'Asia. Siamo una radio della Madonna che ha come scopo la salvezza delle anime, come scopo l'evangelizzazione, come scopo quello di, come dire, portare le anime a Dio e far sì che il mondo
sia un mondo di pace, perciò tutto quello che fate per questi obiettivi che la radio sostiene con grande coraggio, devo dire, non può che meritarvi da parte vostra una benedizione dal cielo, come ha detto la Madonna nel suo ultimo versetto di giugno. Dio l'ha detto: Dio vi benedirà in abbondanza. E anche voi, cari amici, che seguite la Madonna, la sostenete, aiutate anche i nostri sforzi di servizio alla Madonna, Dio vi benedirà in abbondanza. Adesso concludiamo, cari amici, fra poco il nostro libro, La gloria di Maria nell'annuncio dei segreti, a fra poco.